Salve a tutti, eccoci finalmente alla recensione su Ares Sion Sulpice, l'ultimo personaggio della casta. Quindi finalmente abbiamo finito i rinnegati. Io in realtà devo recuperare ancora Camus Spectre. Io ho preso questa qua nell'edizione normal perché il Myth è uscito in due versioni. Una versione normale e una versione doppia con il trono e i vestiti per fare Sion grande sacerdote. Io sinceramente ho preso questa qua non tanto solo per una questione economica, ovviamente quella costava quasi il doppio, ma più che altro proprio perché non saprei dove collocare Sion con con le vesti del grande sacerdote. In realtà ce l'ho classic e quindi non ho preferito lasciare solo quella. In realtà delle due versioni, nell'altra versione in più ci sta un volto che piange, le mani bagnate del sangue di Atena per ricreare la scena quando crea praticamente le V3 e la statuetta di Atena. Ora, la statuetta di Atena io ce l'ho dal Pegasus V3, quindi la posso utilizzare comunque. Per il resto, per gli altri bonus, purtroppo no. La confezione è in linea con tutti i surplus usciti fino adesso, con il cavaliere sul lato, il volto in primo piano, questo è il controllo qualità Bandai, bollini blu e quant'altro. Adesso andiamo sul lato della confezione qui Sion, in questa cosa che sinceramente non è che tanto mi piace, che ci sta, ce lo mettono, che sembra che suoni i piatti in discoteca, comunque che dovrebbe annunciare lo Stardust Revolution. Sull'altro lato c'è il totem, mentre nel retro ci sono i volti, sempre quella posa lì, e questa posa invece che va a ricordare quando combatte con i bronzi, quando arriva sotto alla statua di Atena. Sopra c'è il montone d'oro e la casa illuminata, e sotto è semplice. Adesso andiamo ad aprire la confezione, sempre con la speranza di non trovare sorprese per quanto riguarda o il corpo del Myth o la colorazione. Eccoci qua, i blister. Alla prima occhiata ho visto che sembrerebbero non esserci problemi di verniciatura. I blister sono due e un pezzettino, che è questo dove ci sono gli altri volti e le mani. Ci sta questo volto action, il volto ad occhi chiusi e un volto con un sorriso con denti digrignati, e ci sono le mani chiuse, le mani aperte, le mani per suonare i piatti e le mani a presa per intenderci. Poi nel primo blister, come quasi sempre, il cavaliere con i pezzi dell'armatura. Nel secondo blister i pezzi per fare il totem, il busto, il cinturone, l'elmo, i capelli, diciamo i sottocapelli da aggiungere qui, e le ciocche mobili da utilizzare probabilmente per metterlo con l'elmo. Quest'altra capigliatura serve invece per metterlo qualora si volesse mettere con l'elmo, anche se Sion con l'elmo non è stato mai visto, quindi non credo che lo vedremo mai. Ecco qua, tolto Sion dallo scatolo, il corpo mi sembra bello rigido. Qui potete vedere che si possono i capelli, le ciocche si possono posizionare come si vogliono, e i piedi sono di un bel viola, e quindi non ci dovrebbero essere problemi. Ovviamente bisognerà inserire
gli altri capelli per completare la figura. Quindi a questo punto è sicuro che queste altre ciocche che c'erano sono per metterle con l'elmo. Adesso andiamo a vedere per il montaggio. Allora, fino a qui il montaggio procede bene. Tutto di metallo tranne le placchette coprimane. L'ho decapitato, gli ho cambiato anche la faccia per poi poterlo mettere, per poterci inserire poi i capelli. Molto molto bella la linea, soprattutto dei gambali, mi piace tantissimo. È già così, è molto pesante. Infilate bene questi pezzetti qua, perché altrimenti non si riesce poi a mettere bene la ginocchiera. Adesso passo al gonnello, che è molto molto bello. Bisogna, come sempre, staccare avanti. Poi c'è questo pezzettino piccolino. Tolto questo, si apre e si inserisce al solito modo. Chiuso qui, si deve rimettere questo pezzo e poi di nuovo ad incastro in questo. Ecco qua, bello pesante pesante pesante. E una volta inserito poi il pettorale, si può vedere che la linea è migliorata tantissimo rispetto ad Ariete classico, cioè Ariete Arasia, Ariete X, sia che sia Sion, sia che sia Mur. Non dà proprio l'effetto del vitino a Vespa, nonostante si possa poi girare e posizionare come si vuole. Poi il tutto deve essere incastrato qui con le corna per tenerlo fisso, mentre invece gli spallacci, che sono anch'essi di ferro, me ne sto rendendo conto adesso, questi andranno ad incastro direttamente sul braccio del cavaliere. Ecco qua, questo è Sion. Un montaggio abbastanza semplice. Ho bestemmiato un pochettino per quanto riguarda i corni, perché ci hanno messo dei buoni punti di snodo, ma bisogna capire bene come utilizzarli. Per il resto i pezzi che vanno tutti quanti bene. Ho utilizzato la statuetta di Atena che usciva nel Seiya Classic V3. Il kit è molto 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 bello. Ho messo una mano davanti, sono un genio. Qui ci sta uno snodo che va ad L, e quindi bisogna capire bene come utilizzarlo, ma per il resto cioè, sono io che sarò inceppato. Difetti, come avevo visto già in altre recensioni, in altre fotografie, qui e qui si vedono gli attacchi della plastica dei
dei corni, che sinceramente potevano farlo nella parte interna e non lì. Però purtroppo Van Dijk di perfetto non fa nulla. Quindi con Sion abbiamo chiuso la casta dei rinnegati. E che aggiungere? Un mit che in preordine è un limited Tamashii, però alla fine se ne trovano ancora abbastanza. Io l'ho preordinato dalla mia fumetteria, il Nemesis Store a Salerno, del mio amico Benito, che saluto, e non ho avuto problemi per trovarlo. Nei mercatini, su internet, stanno uscendo ancora parecchi, quindi tutta la, forse più in Giappone c'è stata la corsa per il MIT. Qui in Italia siamo andati bene. Quindi ragazzi, che dite? Adesso lo vado a mettere in vetrina e aspetto Camus, Sarpis, o per completare la casta di questi Sarpis rinnegati. Ciao.